Rieccoci in diretta dalla Bocciodromo di Cagliari per il secondo turno che sta per avere inizio all'incontro per la 12esima giornata del campionato di Serie A della Raffa. CD Cagliari Alto Verbano, siamo sul 2-2 nel computo totale dei set, 1-1 il parziale invece nel punteggio maturato sinora fra le due formazioni in maglia verde Alto Verbano e maglia rossa CD Cagliari. In campo già le coppie, un unico parziale si è aggiunto sinora negli altri campionati, non è dal Montecatini, dove il Montecatini è in vantaggio 3-1 su Inizia Global Service nel primo turno di gioco. Per la metà un primo turno di gioco questo qui da Cagliari, abbastanza veloce, piuttosto veloce, in cui si sono alternate fasi di gioco davvero particolari, con l'individualista di Cagliari con diversi settori che sembravano non riuscire a maturare e a conquistare per ottenere il punteggio, e poi invece alla fine il sospirato per la formazione di casa 1-1, mentre invece la terna partita male, poi conquistato così piuttosto agevolmente. Allora in campo le formazioni, sempre parte del numero 2 per questa nostra diretta da quella della Bocciodromo.it, qui San Andrea Lino, Andrea Tungo, Giancarlo Farnes, Francesco Sias, ovviamente i primi due per l'Alto Verbano e i secondi per Cagliari, dopo il primo posto proprio di Sias nella corsia accanto, Giuseppe Tartelli, Roberto Turuani, Paolo Bruciani per Paolo Cossu per Cagliari, gli ultimi due. Come prima, i primi per l'Alto Verbano. E allora dopo il primo accosto di Sias, vice laterale, la risposta. L'Alto Verbano è in punto, fatto non male davanti al pallino. Tutto qui si vede applicato il peso sostenuto dalla formazione di casa. Sta giocando male, nella perna ci stanno un po' meno storie, diversi errori. E però anche nell'individuale sia se in vantaggio, sembra poter far su veramente in ogni occasione. Il set poi invece ha dovuto faticare un po', soffrire per ottenere. Si pensa un po' alla fine, nel primo tiro di volo di Paris. Colpisce anche bene. Un giocatore più esperienza in campo. Carlo Farris è il primo, parte del secondo accosto. Luglio del 52. Sì, quindi per i 63 anni questa stagione Antonio ancora molto bene Rotundo. E ancora la dichiarazione di volo per Farris, caratteristica della sua bocciata graffa. Ha potuto fare, quasi superato la linea d'acchito, colpisce talmente pieno, la sua resta ancora in gioco sulla sponda frontale, solamente voce verde, voce blu però tutte dentro, diciamo caratteristica bocciata, due passi diventano tre, anzi tre più un passetto iniziale, quando invece il tiro è di volo per il bocciatore sulla cresta dell'onda a livello regionale e nazionale da almeno 13 anni. Voglia il punto Andreani, che ha cercato di individuare contro sia se rimane preparato la partita in ogni modo, pur non brillando dal punto di vista del gioco espresso, sia se poi ci ha messo dal suo e tuttavia è riuscito alla fine a conquistare il doppio set che gli hanno garantito il pareggio per lui e per la sua squadra. Cominciato di volo intanto anche per lui, grazie aver fatto gli abbiamo seguire nel primo secondo set individuale, primo set di gol che va leggermente alto. Punto che resta possibilità quindi per l'Alto Verbano. Hanno due. Questo primo set. Andreani, ovviamente la corsia la conosce ormai piuttosto bene. Stiamo in attesa dei parziali anche dagli altri campi.
gioca molto bene Andreani, schiacciata la prospettiva, ma dovrebbe essere dura senza alcun problema. C'è stato intanto il fatto 2-0, parte così l'alto per mano, c'è il numero 2 l'impianto di Galleri, parte al contrario 3-0 invece per Bruciani e Consum, nella corsia accanto c'è stata un'indicazione per quanto riguarda gli arbitri di partita. Adesso sulla corsia numero 2 abbiamo Pasquale Oricchioni, l'arbitro nazionale, alterna, ricordiamo, tutta di Cagliari, mentre Marco Piglia, che prima era su questa corsia, la prima vista, eccolo proprio inquadrato dal direttore dell'incontro, che si è maglie bianco azzurre, chiede il comitato di Cagliari. Paolino ancora una volta giocato, comunque da rotondo, o per meglio dire l'alto del mano nel primo riquadro di gioco. Tra l'individuo della coppia Simone non si è mai visto un tiro che è andato mai oltre il secondo riguardo di gioco. Faccia laterale al pallino, ma tutt'altro che male. Fares già pronto, vede la sua bocciata sul pallino. Non si prova, anticipano subito il gioco, lo prende. Un po' spizzato per la verità, che tocca tutte e due le sponde laterali, poi si spegne nell'angolo di destra sulla gomma frontale. Facciamo circa 1,10 m, 1,20 m sulla sinistra del pallino. Orotumo ne parla con Andreani, c'è la strada migliore senza rischiare più di tanto. Orotumo Catanzaro del 84, Andrea Rotondo fa il punto vicino, lo può avversare, con ogni probabilità si immaginava la sua restasse un po' più dritta verso il pallone. Anche sì, a Sanetano con Fabris si apre di più, lo vedete chiaramente, punto da metà campo. Sulla sinistra intanto quell'interferenza che avete sentito ci è servita se non altro per capire un aggiornamento da parte di Riccardo Antolini, mentre va sulla sponda frontale non so costo Sias, dicevamo un aggiornamento molto parziale, che si parla di un 2-1 momentaneamente nel colpo di setto per Fashion Cut. Arriva invece all'intervallo l'1-0 dell'MP Filtri, solo ancora domina. Filtri seconda in classifica, in piena corsa per lo scudetto. Bisogna attendere a questo punto il risultato tra Montegano e Bovelle Marino, un ritorno ad una gara, un appuntamento che ha fatto rilevare anche dei momenti di tensione fra le due formazioni, anche già per la laziale. Il ritorno oggi casa di Montegranale, con Boville prima in classifica, intanto vola letteralmente in campo la parte di Basino, ma un po' più lenta in acqua, prende il ritorno, ne approfitta, se vuole un po', mette intanto lo fare, se va a vedere il gioco da Basino, e l'altro a costo di Grosso finisce davanti alla boccia dell'avversario, la copre, non fa il punto. In accosto si apre ancora di più a incrociare il tiro a sinistra verso destra, un tentennamento, si rialza, se mi conservo su due piccoli passetti prima di giocare a
Costa un po' sbattuto da parte del campione sardo, da punta verso l'angolo. La boccia tira molto bene per quanto riguarda la direzione, bisogna vedere un po' la forza perché arriva veloce, sembra poter toccare, così è, la sponda frontale alta, boccia nulla. Uno a tre nella cozzina, accanto intanto la corsa a distanza, Otto Verbano, 1-7 dall'altra coppia. C'è la possibilità per Andrian e Rotondo di aumentare proprio il bottino di punti. Tiro lo hanno visto, giocano sotto la sponda, attenzione però perché viene la sponda, l'abbiamo vista dalla parte opposta per la verità. Riserva sgradini di sorpresa proprio da Andriani, e così ha chiuso, sbagliando. Il secondo set individuale, una cosa che è andata talmente vicino a toccare poi la sponda, che riporta prepotentemente verso le assi laterali, in particolare però ci si riferisce a questa, in questo senso il gioco sulla destra, campo numero 2. Intanto però i due punti sono già in terra, prova a mettere anche il terzo, la tiene più dritta, anche questa sembra giocata molto bene, la forza è quella giusta. In discesa 5-0, inizio per l'Alto Verbano. Dopo soli due tiri, il primo set. Ero tu intanto. Gioca il pallino, lo posiziona solo alla destra della corsia numero 2. Ancora una volta siamo nel primo e quarto di gioco. Una boccia giocata 45. Davanti al pallino. La 5-0, errore importante per il tiratore Cagliari, bocciata leggermente bassa, ma soprattutto sotto sulla sinistra, pallino che non si vede adesso, sia se potrà passare la sponda, immaginiamo che faccia passare per cercare lo solo di fare tutto, magari anche di coprirsi un po', ma certo anche questo tiro non inizia bene. Aves non sembra convintissimo, una soluzione che pare voglia adottare. Sono un po' di squadra, alla fine stava per andare a punto, invece pare essere assolutamente, però non vale la pena, meglio tirare il pallino via. Ed è così dichiara in questo momento. Vai. Schiccia verso l'esterno, sponda di destra, ancora una volta ballatoio sopra la questione numero 1, tutti gli spettatori molto attenti a seguire quanto accade ai beniamini di casa. Ecco, tiro nulla, tiro che si sta completando nuovamente per la coppia maglia rossa. Però il pallino è sempre a ridosso, la parte più estrema del primo riguardo del gioco, si è preso la destra, manca poco la linea d'archivio. Rotondo cinque 1 intanto nella quasi accanto l'altra coppia di Cagliari, davvero non male questa giocata da Rotondo davanti al pallino. 55, l'avete sentito chiaramente la distanza dalla boccia dal pallino, un centimetro, sì,
Casillas proverà a passare fra la sponda la boccia del punto, la gioca in direzione, la boccia che si però poter trovare quell'avversario sulla sua traiettoria e così come la tendenza del campo a rientrare verso il centro. Adesso la tirerà, la giriamo qua adesso, tirerà dalla bocciata di volo, traccia l'arco di 40 la di Coricchioni. Dov'è? Sono in corsa stavolta la pizzica, bocciata avversaria che esce dal campo. Tiene comunque il risultato di conquistare il punto, anche perfetto. Pensano un po' adesso al rotundo, alla fine Andrea decide di tirarla, intanto rivediamo la bocciata di volo pizzicata davvero sulla destra, e adesso ci prova Andrea con il secondo punto dentro, vantaggio di boccia 5-0 a favore la formazione lombarda. La prende, rischio di fermata, rischio di boccia da giù, quindi a questo punto e copre anche la sponda frontale, si chiude sull'angolo di destra di fatto Andrea. Yes, in a costa. Tutta la gioca piuttosto corta. L'avete sentito. Questa volta carpito chiaramente il nostro microfono all'interno del bocciolo, un metro a distanza dal pallino, lo prima gioca. Sapendo che poterlo fare piuttosto agevolmente, per la verità non brilla, ma comunque è molto efficace il sarcofago, lo toglie, chiede la distanza, non dovrebbe farne ancora la boccia corta, toglie il punto, si parla di 30 cm, ma gioca proprio in direzione di quella corta, può superarlo, toccarla per ottenere il punto, è la prima delle due ipotesi, passa sulla sinistra, toglie, molto bene. Altra bocciata di volo, stavolta perché non si vede oltre perché è obbligatorio tirarla, comunque si vede male, sulla sinistra, Andrea è già pronto. Non male la sua media in bocciata, anche nel manuale con qualche errore, insomma, una prova tutto sommato positiva. Il tiro di volo, anche in questo caso colpisce, 1-1. La sua formazione è 6-0. Situazione sostanzialmente opposta invece nella corsia numero 3, accanto dove c'è il 6-1, si registra il 6-1 in favore della coppia di casa. Ricordiamo ancora una volta, nel conto di titolari dei 7 siamo sul 2-2, se preferite 1-1 il risultato maturato sinora con una doppia vittoria. Il lato verbale nella terna, una doppia vittoria nell'individuale da parte di Cagliari. Pallino che ormai non si schioda più, non colpito, quando va sulla sponda frontale non si schioda più dal primo riquadro di gioco. Ancora l'ottimo Costa, è entrato molto bene su questa corsia rotondo. È stato invece in panchina ad aspettare il suo turno. Nel corso del primo turno di gioco, ancora una volta la bocciata sul pallino, questa volta è stata una bocciata sbagliata in maniera vistosa da parte di Farris. Vedete sulla destra la boccia che è uscita male, e così è così vede Farris indicare, eccola, la girata con la mano, ovviamente adesso è obbligato non solo a tirare ma cercare di colpirlo. Seconda boccia per lui della sua formazione, e sbaglia vistosamente anche questa, stavolta colpendo la boccia del punto. Due errori
microscopici per un giocatore che non ha fatto vedere a farlo vedere. Colpisce Piera dalla parte sbagliata sulla sinistra. E adesso provare Sias a salvare il tiro. Tiro probabilmente anche il 7, sulle 6-0. Soprattutto per Cagliari in queste turni che fanno il gioco, ma in realtà quando era pronto per tirare il pallone time out, chiamato dalla panchina direttamente da Sergio, ne vuole parlare con i suoi giocatori. Sappiamo se magari è semplicemente per cercare di riportarmi un po' la gara, eccolo il gesto, sì, è evidente, è proprio questo, stavamo accennando, mentre noi pensavamo, lo dicevamo, e lo puente, il gesto che segue proprio per citare la calma. 6-0, diciamo Cagliari deve sfruttare al massimo su questi presenti per cercare di mantenere concreta la possibilità di lottare per non retrocedere. Alto Verbano ben invece già ottima la sua prova sinora qui nel campionato, l'hanno promossa la parte altissima della classifica, intanto sì, si impallina, lo colpisce sulla sinistra Pavolino, che comunque va giù in direzione da blu, quindi non va fuori dal campo, ma si stringe sul punto. Vediamo se quanto riuscito a salvare il tiro, molto dipenderà dalla prima bocciata di Andrea. Dichiara la boccia in questo momento, Cristian Andreani. Mano e la spalla anche dalla parte opposta a quella che sarebbe stata giusta, la vedo che la faccia fermarsi, insomma l'errore, intanto farsi da un'occhiata per vedere se lasciare la boccia, magari scegliersi il rimpallo, la bocciata andata sulla sinistra, era evidente, seppur non di moltissimo. Altra opportunità, si angola stavolta Mariani, angolo di destra, bocciata stavolta invece eseguita perfettamente, colpisce al terzo, resta molto vicino al gioco, la rivediamo, davvero una bocciata perfetta, cambiato la posizione spostandosi nell'angolo di destra. Adesso per Sias non semplice, perché sono 6-0 e 7 in terra virtualmente, questo non è facilissimo per lui, almeno quasi nell'angolo, una sponda molto insidiosa che ovviamente il giocatore di casa conosce molto bene, con una boccia in mano al rotondo, vedete l'insidioso sul mento a seguire, a posto il suo avversario per non rischiare la sponda. Ecco cosa accade, questa giocata appunto di Sias, la boccia si apre ultimamente, non migliora la situazione di spazio a disposizione, non la restringe. Pavolino che ha concretamente la boccia ed è il primo set goal. Non si angola più di tanto, Rotundo prova a incrociare il tiro. Attenzione perché non sembra una spinta sufficiente. Tendiamo di vedere anche il pallino, ma l'impressione è che non sia... no, è corta. E infatti si finisce sul 7-0, ma sicuramente con qualche retroazione abbondante da parte di Rotundo. Anche lui in questo caso, ma non è che la passione sia una forza individuale, avrebbe dovuto rischiare la boccia lunga, magari andare sulla sponda totale, si deve sbagliare la corta. Lo sa perfettamente anche lui. Quindi, espressione di senso in questa occasione, 7-0, vantaggio comunque consistente, un solo punto in questa serie, il primo set nel secondo turno, si porta invece solo 2-6 e rimane rosicchia un altro punto, la coppia dell'altro urbano nella corsia vicina.
con il pallino praticamente sulla linea del tiro d'acchetto, leggermente spostato sulla destra, quindi un calciatore proprio impeccabile davanti al pallino. Tiro di uno, non può fare direzionamente fallo, è importante aprire subito. Stavamo per dirlo con una cucciata puntata, che altrimenti si compie di nuovo l'errore. Sarà un po' alta e anche sulla sinistra. Non si è abituato a poter fare, però adesso il pallino non si vede. È 7-0, cattivo notizia che piano. Ci riprova. Stavolta colpisce proprio anche il pallino. Tutto sommato gli va. Niente affatto male, anzi, praticamente recupera. La colpisce strappando, la sua va in direzione del pallino. Tiene un buon punto, un ottimo punto, anzi sulla sponda frontale, 50 cm, lo indica anche ai suoi avversari. Chiede la distanza del pallino dalla sponda, frontale ovviamente 3 cm della risposta. E vediamo la boccetta di Fares. Giocano in accosto, non la tirano neanche, dato il vantaggio di Boccia, giocatori dell'Alto Verbano. Anche questa sembra corta, anzi lo è. Un caso che si deve scrasciare addosso, uno di due, un certo tiro corto, l'altro campo, due fermi, uno per quello degli altri. Intanto risponde pallino colpito, la bossata cercata, la precisione per prendere il pezzo, la prende invece dalla parte sbagliata, mandando ancora più vicino la boccia avversaria. Anche questo che sembrava essere estremamente favorevole, non l'hanno voluta tirare subito, ma preferito giocare prima le coste per tirarlo dopo. Scelta questa parzialmente condivisibile. La ritira, il nuovo approccio del punto, ovviamente il punteggio, nel caso in cui dovesse colpirla verso, cioè sulla sinistra, l'approccio del punto. Questa volta la parata perfetta, mette 9-0 addirittura, se ne basta soltanto una, anche per il 7. Due bocce però, in mano, a sedersi. Chiara l'indicazione di fare, si tirare la boccia sotto la, sotto la sponda. La sponda ci fa perdere che in realtà è un po' per la possibilità di agganciare il pallino. Anche questa ci è capita chiaramente dalle indicazioni di fare. Importante, la ultima parte di Sessa che gioca molto sotto, e arriva il parziale proprio da Bovilli. Intanto l'opera del direttore Silvio Giustozzi, formazione del comitato di Maserai, si va sull'1-3 a favore della formazione capitolina, termina il primo turno di gioco. Si porta un po' anche nel pallino dall'altra parte, vediamo se è abbastanza da conquistare il punto, perché sennò si vedrebbe la conclusione del set. Tutti gli occhi puntati lì, non solo per il punto, anche del giocatore che arriva a usare dentro, è tutto preso. Peccato l'ossigeno, quindi farebbe sensi il set. Devo dire, 3-1 del Monte Granaro, 3-1 invece Monte Catini. Polizia Global Center su 1-0 invece, non nel campo delle 7, ma ora parziale, faremo il profitto di 101.000. 2-2
Cagliari, qui stiamo seguendo in diretta su fotocalcio.it. Manca il parziale, cioè, fece un cut all'Aquila quando sapevamo che insomma si era non molto tempo fa, si era su 2-1 al campo Potesi, al campo della formazione di Treviso. In molto corto giocato al centro della rotazione stavolta da parte del Cagliari, davvero di poco oltre la linea minima di 14 metri. Forse ha giocato un corso non male in laterale, ma se non ha scoperto tutto il pallino, la possibilità di anticipare quindi subito il gioco da parte della coppia dell'Alto Verbano. Andrea sembra intenzionato proprio a sfruttare questa opportunità, in realtà però è come sono i suoi compagni letteralmente seduti sulla sponda, un incrocio delle sponde, la grazia accanto per trovare Giuseppe D'Altero, il time out per Paolo Basile, attende prima di effettuare la sua dichiarazione e poi la bocciata conseguente. E adesso eccolo il pallone dichiarato. Non pila però soltanto un pizzico spostando la metrata sulla destra. Andrea c'è da dunque regolare, punto che però resta calmo. A questo punto non lo ritirano, ma per un accosto ci va rotondo, rimanendo di fatto con una voce a ciascuno, solo per il suo compagno di formazione. Dato da Fares, non ancora un colpizio con la bocciata regolare, soprattutto per anche la sponda frontale, quindi non malissimo, nonostante la bocciata non sia stata splendida. 3 a 6 intanto la corsa, altro punticino rosicchiato dall'alto del mano, corso nel primo set, altra coppia, ancora l'accosto di Rotundo, questa volta però rimane pericolosamente sotto la sponda di destra. Sì, è subito dopo il pallone. E pronto un'altra bruciata di amica, sta brillando, ma se non altro la prima bruciata ha mantenuto il vantaggio di bocce per la sua squadra. E adesso abbiamo anche altre canzoni per questa sua bruciata importante, ma se è tornato la colpisce meglio, anche se poi le voci vanno giù, un solo punto in terra. Siamo intenzionati bastante la distanza di 14 metri per cui proprio la voce sulla sponda frontale, c'è altro che coprono meglio in alcuna maniera, ma comunque ce ne sono anche due. Attenzione, rischia ancora sotto quella sponda, abbiamo detto, con il campo che prepotentemente mi fa avvicinare all'asse laterale, la sfiora, cioè non regolare, perché un pizzico di fortuna si può dire in qualche modo. Flores è bocciata decisiva, Pezias si ferma Bruciani senza un posto di gioco nell'altra corsia, prendere proprio la bocciata importantissima di Sias, colpisce bene e strappa un altro punto, 2 a 7. C'è un peso specifico di davanti, ovviamente non può significare la vittoria del set, la squadra è una trasferta. Invece si continua a giocare. Uno cercava ancora una volta molto corto, si esagera però questa occasione da parte di Cagliari, mentre
fuori di zone non coperte. Il minimo era pizzico fastidioso nel primo riquadro di gioco, come soprattutto la questione numero 2, parzialmente anche la 3, all'altezza proprio dei 14 metri, in questo senso di gioco poco più in là. Viene spostato leggermente sulla destra il ridosso del limite massimo del primo riquadro di gioco, a costo di sé. Eseguito, c'è anche il bersaglio, tiro di volo Andreani, c'è una cosa meno semplice ovviamente, non lo so, a ridosso. Pisce di Reali, la sua però schizza fuori dal campo, faccia blu e arriva sulla sponda frontale, comunque per resta l'applauso intanto è sentito, è per l'8 3 maturato nel primo set per Bruciani Cossu nella polizia numero 3, quindi attualmente formazione di casa 3-2, squadra di casa, anzi, 3-2, il computo totale dei 7. Letteralmente gli indica la strada, anzi, indica la strada al suo più giovane compagno, squadra. Ovviamente già iniziato senza soluzioni di quantità di set, il secondo set in campo a campo. Pensa che intanto prova a conquistare il punto, la sua voce è un po' lunga laterale sulla sinistra del pallone, si leva comunque misura. Però conferma l'impressione un po' sconsolata proprio di Sears, appunto per testa, e ancora una volta c'è una situazione critica sul 7-2, lo vedete chiaramente in quel 7-7, anzi fermo lì, se abbiamo 7-9 c'è due tiri, sarà sul pallone forse che però non colpisce sulla sinistra. Partita ancora una volta per essere salvato da una pulsata, subito il pallino buttato fuori da parte di Fares, altrimenti si andrà su un 3-3, molta risposta apparentemente tra le due squadre. Eccolo qui, il Melbourne sta tirando bene Fares, quello diverso il suo ruolo di natura, si concretizza il 3-3 ancora. Dicevamo, botta risposta, appena termina la partita, se non chiude anche l'altra, siamo solo nel 3-3, tutto può ancora accadere in questi 3-7, assolutamente da seguire. Vediamo, c'è punto hit. Il 3 fa Cagliari, tanto viene operata la sostituzione, dicevamo proprio questo, con un Fares, poi in ombra, entra al suo posto Frongia, Stefano Frongia. Cercare di dare una massa più bocciata è la specialità di Fares, più volte abbiamo visto, eccolo, mettersi il circuito della tuta, andarsene verso gli spogliatoi piuttosto mistamente per la vita, anche qui vince nuovamente il secondo set, stavolta però l'impostazione di Rotondo non è brillantissima, resta laterale una sessantina di centimetri, molto il campo a disposizione, soprattutto dal punto di vista del traiettorio, scegliendo di sinistra Sears. Appunto molto bene
puntista. Dica, pronto, la musica che c'è la grande. Più volte manca solamente l'appello della parziale per scelta la Austria, dato il tiro ancora il secondo tiro di Milano, stavolta la strappa, voce che vanno tutto e sulla sponda, già la terza però giocata non per mano in questo tiro del secondo set. Stessa posizione come CS. Ancora una volta, anche in modo migliore rispetto al precedente, se possibile. Era quello che adesso ovviamente cercherà semplicemente di tamponare quanto più potrà lo spazio, la spiegazione del suo avversario. Cerca di giocare in direzione del suo avversario. Forse che non è tirata male, anche se poi si apre sulla sinistra, lasciando di fatto un po' di spazio a disposizione. Una frangia che gioca le sue prime due voci. Almeno adesso in avanti ad incrociare un po' con il braccio prima di attuare il piccolo caricamento che gli consente di lasciare in fase del corso di stato la frangia. Adesso è molto bene in direzione, ancora meglio con la forza. Ogni punto di fatto in quel secondo. Delle 73 sta con la frangia che va per inserire anche il terzo, forse che però sembra prendere un'altra strada, poi però l'accordo che faccia avversario adesso per così dire in 3-0 che fa partire in tutt'altra maniera rispetto al precedente set. La coppia di sostituzione sembra aver giocato la prima fase iniziale, eccolo per la prima volta il pallino impostato nel micro riguardo del gioco in maniera estremamente distante, stavolta opzione centrale della pezzina nel rosso di un'ultima linea valida, la prima volta che lo vediamo accadere in tutti questi set giocati sul campo numero 2 compiato qui di Cagliari. A parte 2-0 anche per la squadra di casa, anche l'altra coppia, secondo set. Primo accosto, adesso bisogna anche vedere come le formazioni riusciranno a dosare la spinta, soprattutto in accosto. È la prima volta, lo ripetiamo, giocano nelle istanze più lontane. Si porta dentro il pallino, la strada era aperta, realizza un bersaglio, il pallino quasi a toccare. Fate ancora sopra mano di Andrea, lo colpisce in spicchio, forse lo abbia tenuto il rimpallo sulla sponda frontale, favorisce proprio la sua boccia. Punto preso. Intervallo era l'ultimo.
pochino che mancava. Adesso i nostri direttori collaborano e che ringraziamo ancora una volta per farci sapere in diretta, ci sono tanto a poco di andare gli esiti degli altri incontri. Ci comunicheranno l'eventuale quinto set conquistato, quindi la vittoria, qualora dovesse esserci fuori di una delle altre squadre, gli incontri che stanno dirigendo a prescindere dal risultato finale. Questo per avere, se non altro, le informazioni salienti nel corso di questa diretta, che sono sicuramente tutto del dolore, questo si diventa grave, pesante, per l'altro che vanno da parte di un pugno. A volte una voce a disposizione. Andrea lo invita chiaramente al gioco in accorso. E comunque la distanza è considerevole, anche se frange ancora due calci in mano. Si può giocare per tamponare un po', perlomeno per provarci. E non tiene neanche male, un po' corta, un po' troppo per la verità, è in direzione del pallino. Ho sentito Silas, voce corta, gioca 70, il laterale non è indicato con il piede, è punto. Secondo tempo, verifica Silas, sì, attaccando la voce appena giocata, appunto ci sarebbe, è così. Questa volta la spinge, però, sembra potersene andare, è così, se no, è come con 5-0. Tutt'altro che male per la coppia di casa, all'inizio di questo secondo set. Di metà che se n'è andato già, anche il mormorio e Cosso che poi se ne va in panchina letteralmente, prendono la bottiglia a tavola, insistono nel pallino lungo nell'ultimo riguardo del gioco, posizione centrale del campo. Sias fanno in entrata in sostituzione di Fabio Sofrangio, utilizza questa strategia per provare a inserire, mettere in difficoltà la potere un po' più avanti le palle, simula peraltro riuscendoci piuttosto bene. Si guarda bene anche l'esito di questa concentrazione, se finalmente si muove tutta la giornata in corso. Sì, sì, però attende ancora, massima concentrazione, nel frattempo gli altri giocatori ne tirano altri tre. Anche questo è un piccolo segnale, si ricerca massima attenzione di concentrazione, attenzione di non perfetto, serenità. Deve proprio giocare, sì, sì. E infatti adesso deve venire anche un po' dentro dopo tutto questo attendere, questo soccorso, vediamo se ha tolto o ha ragione. E insomma, non ha fatto male, in entrata pensava di averla giocata peggio, invece è buona. Tenuto il compagno ma molto vicino allo stesso, 2-2 intanto nella pezza accanto. Secondo set, 3-3, primo sotto mano. Andrea, nei 4 set, compreso quello che sta giocando adesso, sono disputati il primo sotto mano, la colpisce resta dentro, efficace, la sua bocciata rimanere. Campi che non consentono, fatto salvo, l'abbiamo detto,
difficoltà. Corsie e qui manto sintetico un po' consumato dai tanti anni di attività dedicata sopra. Secondo accosto di Silas, se quella di Silas è una cosa che c'è da andare con la propria scia dinamica, cinetica. Silas gioca comunque una buona cosa, vista la distanza per l'allargo proprio orecchioni 55, secondo me è molto ubicato. Ancora pronto Andreani, Maxi che giustamente si apre per far vedere anche Luciano, anzi a campo gioca il suo posto. Andreani si ferma per non dare fastidio suo avversario al posto, per essere infastidito a sua volta lui, ancora un suo comando, una volta la prende ancora meglio, cerca di mettere pressione il giocatore dell'alto del mare, quello che una volta si sarebbe chiamata affondata. Bello l'impatto del sottomano, il secondo però Andreani in questo tiro, due punti interni, Frangia intenzionata a giocare comunque in accosto, se ne va un angolo di destra secondo il suo compagno di formazione in precedenza. Molto bello, il neo entrato, se non è impegnato solo in accosto, solo questo fondamentale, senza aver mai bocciato la spada, per la prima anche per la prima, colpisce molto bene sopra mano, manda la sua forza a coprire la sponda frontale, vedete più chiuso la destra, la verde l'altra verba coperta adesso dall'arbitro del grande anno, insomma è in quella direzione sulla sponda frontale. Ci pensano un po', cioè 5-0 con Frangia, siamo pensando a giocare a costo a regola di punta, come si dice in questi casi, cioè vicino al pallino senza preoccuparsi troppo quanto potrebbero fare gli avversari. Questa perennità è un pizzico lunga, ma addirittura quasi si nasconde un po', poi non va a finire, non è stato lontano. Il punto però già dichiarato, è già pronto, non c'è si vede, non c'è la semplicissima, ma si vede. C'è invece importante, colpisce lo punto senza tentennamento, utilizza due punti. Bella la risposta di Andrea Rotundo. Non fa di certo rispetto al carattere, la personalità. Viene ancora una volta sotto la sponda di destra. Un po' prima, la seconda linea del primo riquadro di gioco, oltre la quale non ha più giocatore tirato in volo. Questa è una schema ormai diventato un classico in questo match, per l'alto per mano faccio giocare tutt'altro che male vicino al pallino, anche se lo sopravanza un po', tira il pallino e si lascia tirare anziché Frangia, ma c'è stata titubanza tra i due, quindi evidentemente è un qualcosa di assolutamente concordato e pianificato prima di questa partita. Sopra mano, sul pallone, colpisce però la corsa anche verso l'esterno, quindi non una bella raffata per la Silas. Tanto una corsa a campo, si passa sul 4-2, favore dell'altro per mano. Oggi adesso che ovviamente, come sempre diciamo in questi casi, cominciano ad avere un peso specifico diverso rispetto a tutte le precedenti. A mano che l'incontro si ripana sulle 3-3, computo totale dei 7, sarà importantissimo quindi anche la seconda facciata col punto,
corso del punto, ma non il pallino. Sì, adesso diciamo adesso sarà fondamentale essere per il 8-7 chi delle due squadre lo conquista, perché poi il peso addosso all'altra formazione che non è in campo sarà maggiore. Intanto Secchi si accorge nel momento delicato, malgrado nel 5-2 e si ragazza e chiama il timeout. Secondo me anche giustamente a spezzare un po' il ritmo del giocatore dell'Alto Verbano e soprattutto a farli entrare in partita sui giocatori. Ancora alla fine del time out, dopo averne parlato con l'allenatore, quello sul pallino, sotto manista naturale, pronto a bocciata di pallino che si muove, non arriva però sulla sponda frontale, ora invece sia la punta la rete, si rialza un pizzico di più, la forza Callerità, punto ottenuto, insomma. Non e soprattutto diverse cocce ancora a disposizione dell'Alto Verbano. Comunque c'è già qualche speranza adesso in più, per cercare di tamponare il tiro, ce l'ha. Gioca sotto la sponda senza rischiare nulla, adesso l'asse di sinistra trattiene però rischio la spinta rotondo che comunque fa il punto, insomma spazio non può esserci molto. Parlando di questa, non ci prova a passare sotto la sponda, abbiamo visto la sponda laterale assolutamente insidiosa, non è estrema facilità, possibilità, probabilità di andare a finire sulla stessa, di annullare la giocata in opposto, ci prova da destra, toglie il punto pur lasciando ancora diverso spazio a disposizione. Mi sentite chiaramente non bisogna dire al bambino tiro una, cioè la bocciere la risposta di rotondo, vai senza alcun intervento. Ancora parla con la panchina, sta un po' di tiro come ti meglio che dai. E stavolta l'avete sentito chiaramente l'incoraggiamento più che l'indicazione desiderata farsi, anche se poi prova c'è sotto mano un altro problema, ci riprende invece sopra mano Andreani, stavolta la colpisce, sfiora per andare anche il pallino, vediamo le altre cose rientrare, ma insomma rimane tutto sulla parte destra del campo, un altro punto per l'altro Romano, 3-5. Dopo i primi due tiri sotto 5-0, adesso due tiri consecutivi favorevoli a Alto Verbano per il gol. Una sola due lunghezze di distanza, il gioco di una trasferta, 4 pari invece in questo momento. Applausi che avete sentito sotto fuori per l'altra coppia di campo, 4 pari. Lino ancora una volta, ridosso una fatica di lega, partito per Rotondo, che lo faccio giocare molto bene. Luce che però si ottira di Miraffa, quando il sottomanista, bocciata morbida la sua, su questi campi, si colpisce potendo fare la corona, ne prende però un pizzico. Nulla c'entra, sempre meglio di un errore ovviamente, per la formazione Sarra, si rialza la boccia di lega, l'arbitro che va giù. E poi stecca in orizzontale, punto per resta. Sì,
nel primo incontro, intanto che invece si conclude. Quindi adesso Walter Rinaldi, nazionale comitato di Modena, 5-3 di Montecatini su Isia Global Service. Quindi Montecatini altri 3 punti per un centro possibile assolutamente tranquillo. Isia Global Service sempre in ultima posizione, compagno di Crotone, meglio nota come lavoratore portuale di Crotone, ferma 4 punti. E però viene una bozza non irresistibile da questo senso, non ne approfitta, anzi peggiora la situazione, rotonda resta ancora più forte. Primo risultato quindi della 12ª giornata di questa massima serie, la stagione 2014-2015, Montecatini che vince su una seconda service. Breani guardava di là, segnale di tranquillità di calma da parte di tutti. Matteo Curuani, un'altra volta. Perché adesso nella corsa numero 2 è stato evidente, si è sentito più chiaro. Allora Andrea ne ha dichiarato di nuovo la croce del tempo. Basile non ne vuole sapere, chiama il tempo, ferma il suo giocatore. Vuole che i suoi atleti giochino a punto, giochino a costo. Allora Basile esce dal campo ancora assolutamente non convinto della decisione di Rotundo e Andrea, e tuttavia se ne andare a vedere, vabbè, se siete convinti voi provatelo, per me non è così. Adesso vediamo se avrà influenza per quanto Andrea di Rotundo o Basile. Allora Andrea torna giù, Basile è già uscito. Applausi, una portata ufficiale, si è sentito e alla fine convinto i suoni. Basile gioca in questo livello, direzione della boccia, la trova, manda avanti, sicuramente ne fa uno, forse c'è da un secondo. Guarda sul momento regolare, la sposta una 35 centimetri avanti, leggermente sulla sinistra. Rotundo fa già segno di due. Allora, il suo compagno. L'arbitro di partita. Pasquale Orecchioni misura. Conferma ancora, vedete, Rotundo, chiaramente, dall'immagine. Ecco la conferma anche dell'arbitro. Per i due punti che uno davanti al pallino, ancora una cinquantina di centimetri di spazio a disposizione di Sias e Frongia, però goccia davvero in linea con il pallino. Non semplice passare di lì. Dall'angolo ci prova in ogni caso, Sias indirizza piuttosto bene, bisogna vedere se riuscirà a passare, trova, spancia un po' la forza avversaria, poi ce la fa sopravanzato, toglie uno ma non tutti e due. Franza adesso che è pronto per trovare, poi c'è il suo compagno, deve fare davvero pochi centimetri. Stefano Frangia che trova, ma sposta in realtà solo di pochi minuti. Faccia blu che peraltro torna anche un pizzico indietro, ma insomma rimane lì, non c'era la spinta necessaria. Per il punto c'è il 4-5 e Andrea si è contento di quel punticino che già c'è in terra. Sul 4-5 riesce a tirare il pallino insieme al suo compagno di squadra.
bella corsa accanto, intanto altri due punti, significano il 6-4 per Cagliari. Cagliari che in questo momento è in vantaggio su tutte e due le corsie. Una situazione psicologica un po' diversa, però 6-4 per Bruciani e Cossu. Due punti dalla conquista del Sertan, 5-4 dopo aver realizzato i primi due punti, tre tornate successive tutte ad appannaggio. L'alto Vermano, data la coppia, la rotonda Andreani, fermi, fissi ad osservare quanto accade proprio nella corsia accanto, anche perché si attende il rientro in campo di Sias, se l'ha allontanato, non è il permesso dell'arbitro, evidentemente dalla corsia, eccolo, è rientrato, ero prima, posiziona il suo pallino come di consueto nel primo riquadro di gioco, parte destra della corsia, molto un po' più corto, siamo a ridosso nella linea del tiro d'acchito, ci si ferma però. C'è Cossu, Vencino, sta facendo sotto mano, lasciate questa peraltro controversa della nostra postazione, Cossu si lamenta, qualche tirito a palazzo, non si è capito bene con tutto, ma insomma intanto lo seguiamo. Costa invece, rotondo, ben giocato, lo vedete. C'è il bersaglio, se mette il a tirare di lui, e così Frondia si prepara la dichiarazione del tiratore subentrato al posto di Fares, spesso l'abbiamo visto impegnato nell'individuale Stefano Frondia sul tiro di volo, colpisce la strappa, le due qua restano in campo, arrivano lentamente giù, conta ancora però ed è andato per Barro. Conclude davanti a Sessias, e quando sta per giocare in Costa ancora una volta, come ho detto, sempre ricerca la massima concentrazione, insomma ci mette questi qualche secondo in più rispetto ai giocatori anche della Garzia accanto, invece ne approfittano per tirare più bocce. Esce fuori l'accosto, niente ha fatto male, ma leggermente oltre il pallino. Dichiara di volo comunque Andreani, si fidano a giocare in accosto. E intanto un altro aggiornamento che la MP Filtri fa suo l'incontro, quindi vince al di là del punteggio finale. Ovviamente, ancora non è noto, sono solo altri 7, Sandro Serafini, arbitro internazionale di livello di Reggio Emilia. Ce lo fa sapere che non potete vincere il suo incontro, quindi mette seppur probabilmente pressione a Boville Marino. Seconda classifica, l'MP Fritte a due punti, in questo momento però già 26, bocciata di volo intanto, fermo di volo, riproposto di Andreani. Questo istante a 26, l'MP Fritte ancora da definire invece Montecanaro Bovile Marino, seppure all'intervallo fosse la situazione di 3-1 in corpo totale di 7 favore della formazione di Roma. Questa è un'ottima notizia per Cagliari. Sias va a vedere il gioco da vicino Andreani, soprattutto per capire la posizione del pallino. Se noi cercheremo di inquadrare con la camera da parte opposta, infatti vedete Andreani proprio giungere sulla sponda frontale per cercare di capire dove andrà a finire. Pallino che per la verità sembra sostanzialmente, come si dice in questi casi in gergo,
puntare leggermente sulla destra, anche se poi il pallino non tocca, quindi bisogna vedere come viene colpita la boccia. E infatti chiama addirittura il time out. Stavolta sono i giocatori a chiamare Paolo Masini in causa. Eh sì, ancora una volta vedete il pallino leggermente spostato sulla destra rispetto alla boccia, con il rischio magari di toccare la sponda laterale destra se quella boccia era andata a finire. Allora abbiamo provato ad alzare un po' il raggio d'azione, così possiamo capire la nostra microfono, ma è talmente solo per cercare di capire i ragionamenti dell'atto verbano. Non ci siamo riusciti, insomma, è ovvio, si sta discutendo sul fatto di come tirare. Ancora. Vedete chiaramente lì si parla della porzione di boccia da colpire, è colpita da una parte, ovviamente manderebbe il pallino di là, ma anche la dorsa di Andriani andrebbe dall'altra parte, colpita, eccolo, vai deciso, l'avete sentito solamente con l'incoraggiamento, se sentito finale, non i loro ragionamenti, ma insomma il ragionamento di Basile sembra essere tira di volo alla fine, riesce a tirarlo di volo. La decisione è un po' particolare questa, perché è vero che ecco, si mette lì dall'angolo, ma se la sua dovesse uscire dal campo, la dovesse colpire male, insomma rischia qualcosa l'altro Verbano. Tutti d'accordo, giocatori e allenatori, quindi di più non si può. Attende che si sposti l'arbitro Piglia dal campo accanto, il tiro di volo, la c'entra, pallino che si stoppa vicino alla blu, non è né troppo bene né troppo male, perché insomma se fosse andato mezzo metro più in là sarebbe stato peggio, se fosse andato mezzo metro più in là sarebbe stato meglio. Ultima borsa a disposizione di Rotondo. Si misura il secondo punto. Eh no, chiede l'intervento del direttore di incontro per la misurazione del secondo punto, mettendo da corsa ancora una volta, portandosi sul 5-6 nel campo accanto. Alto Verbano, un tiro però molto importante per la coppia di casa, la bocciata di Cosso, infatti si ferma proprio per quello. Un applauso, ha sentito, il Cosso, una bocciata sotto mano ben eseguita da parte sua, con il 7 in terra la possibilità di chiudere, seppur non semplicissima, per Bruciani. Mentre intanto di qua si procede con la misurazione. Addirittura il tempo, il capo di Sicchi stavolta, la grazia di Bruciani. Due punti però. Chiara la, eccola, due punti. Attiva notizia per l'alto del bar, che bisogna 7-4 virtualmente, una boccia a disposizione Rotondo, però ancora una anche Frongia. Allora, le considerazioni di Andriani sono chiare, Rotondo suggerisce di bruciare una boccia corta, in realtà è poco prima, si vede qui proprio il margine di inquadratura. Ho sentito una cosa stressante, si tratta proprio di liberatorio per il 4-3 nel computo totale dei 7, un tiro molto complicato per l'altro del banco, cioè fondamentale per il punto, 4-3 il 4 dei 7 fino al secondo punto, lo colpisce perfettamente, attenzione però perché il pallino torna su, torna su non di poco, adesso bisogna vedere perché risale la boccia blu.
attenzione, perché in punta sicuramente si è messo sicuramente, forse non lo so, ma insomma c'è da vedere la prima più fortuna, proiettiamo la sensazione finita della nostra sensazione e seguire direttamente altra misurazione di testa, perché da posto in contatto ovviamente, perché qualora fosse un punto per Cagliari sarebbe le 6-4, una bozza pure a disposizione di Fronte, che potrebbe sia scegliere di prendersene uno e magari andare sul 7-4, ma anche provare addirittura a bocciare una delle sue blu sulla sponda frontale per cercare di farlo risalire, chiudere il 7, che significherebbe la vittoria per la squadra di casa. E allora, la misurazione allora si misurava in realtà il secondo punto, che però noi avevamo già dato, tutto sommato ha ragione, con le bocce verdi, quindi il punto è sicuramente blu, ma è uno. E adesso c'è da capire da farsi. Ah, c'è stato, entra adesso Sechi. C'è stato un time out chiamato in maniera un po', insomma, poco ortodossa, ma era evidente che stessero già parlottando per decidere da farsi. Allora, l'intenzione è quella che poi abbiamo preannunciato, per capire se provare magari a tirare una di quelle blu per farle tornare su e cercare di chiudere addirittura. Siamo intanto procediamo. Questo concitato anche la parte della direzione di gare, il direttore Meneo e la panchina dell'Alto Verano, proprio probabilmente per questo time out chiamato in maniera non troppo ordinaria, mettiamo così. Allora Frongio continua a pensarci, niente, alla fine sembra voler provare addirittura del costo, quindi si prende i due punti sostanzialmente e prova a spostare il pallone dalla sua posizione. Giocata pretenziosa, non impossibile, ma assolutamente difficile. Boccia male, sì, sotto la squadra, ma insomma non va in direzione del pallino. Alla fine si tratta di due punti per il 7-4, mentre il malumore, chiamiamolo così, in panchina, soprattutto alla fine dell'Alto Verbano, prosegue. Adesso tutti gli occhi puntati su questo finale di 7, e dicevamo ora Cagliari è un punto per vincere un incontro importante per la sua situazione classifica. L'altro per quando fa solo pareggiare vincendo questo secondo 7. E rimonta eventualmente il pallino portato lungo, così come abbiamo visto fare da Frongia e Sias dopo la sostituzione di Farris, leggermente decentrato sulla sinistra, il primo accosto di Sias, così così invece avanti in direzione del pallino, un po' corto ancora nana. Quasi 70 cm di spazio a disposizione di Rotullo per provare a farlo in accosto. E prova a tenersi sulla sinistra, la forza è giusta, resta parallelo al pallino ma molto aperto. Altra misurazione per l'arbitro di partita, noi ne approfittiamo per ricordare il prossimo appuntamento sempre su federbocce.it, la finale della Final Four di Loano per lo scudetto del volo, prossimo fine settimana 21-22 marzo 2015, di RB Ivrea, la Pontese, la Perosina e la Borgonese a contendersi il titolo, lo scudetto, questa stagione 2014-2015 per le bocce metalliche. Prende il punto alla fine con qualche patema d'animo, ma lo fa l'Alto Verbano,
stesso angolo per Sias, che ovviamente può giocare in direzione della sua. Prova a pesare la forza, la direzione non può essere altra che quella giusta. Insomma, compie non poco, ha giocato quella dritta un po' meno, avete sentito, a prescindere se sia in primo o secondo punto, soffia per far aderire la boccia nel campo della mano, che significa che sarà un sottomano. Non ce la fa per rimpallare l'altra, tentativo era chiaro da parte di Andrea, che resta un po' nasito a guardare la boccia, evidentemente aspettava sorte migliore, la colpita un po' rimbalzando sua bocciata, se ne va senza trovare il secondo, quindi punto che resta a casa, perché di nuovo questo è il vantaggio. Era il pallino, erano solamente un paio di secondi, questi grandi velocini erano cosamente a nero, quindi attenzione, e forse si è passato dietro da sopra il pallino, abbiamo capito perfettamente la bocciata di Andreani, proviamo a vedere se capisce meglio. Eh sì, qualcosa del genere, una forza che saltellava, si vede parzialmente, forse sperare anche sulla sinistra. E quindi possiamo. Fondo montare, 0 punti, non colpisce, finisce qui. Ancora una volta, con la sua personalità, colpisce un pallino fondamentale e annulla tutto. Grande raffata di Andrea Rotundo. Questa merita in grado quella, anche se ammutolisce un po' il pubblico di casa, grande giocata, le personalità, l'abbiamo detto, il carattere non fa assolutamente difetto. Arrotondo, non state assolutamente radente, veniva colpito e fatto schizzare fuori dal campo. Annuisce. Andrea, un bel gesto tecnico da parte del suo compagno. Tiro nullo, provvidenziale, questo pallino buttato fuori. Andrea Rotundo. E ancora una volta. Lungo. Ridosso. L'ultima linea valida, decentrato sulla destra. Sì, ha senso a cosa. Bene come primo di coppia sia sia questa, però resta molto corta, lo sguardo al palo della mano, ma la boccia che è davvero ci sono più di un metro dal pallino. Prova Rotundo dopo l'impresa del pallino buttato fuori, ma attenzione, sfiora il patatracco, alla fine riesce a togliere punto. Adesso l'abbiamo detto, sarà solamente la questione di quanto si è giocata nella terra di Verdi. Anche le cose più semplici possono diventare difficili, complicate per entrambe le formazioni in campo. Sta di fatto che Rotundo il punto lo fa, ancora molto spazio, ma qua ci sono imparata lì davanti al pallino e la tira sostanzialmente dritta. Sias non so per passare bene dove, alla fine sfiora, ma se invece tra le due sono un punto, non so quanto cercare per arrivare questo a costo, infatti sorride mentre viene giù. Quella boccia poi tra l'altro si copre anche, si nasconde, vediamo sempre la posizione, la nostra regola è leggermente fuori, non vede niente, si capisce perfettamente. Andrea quasi sconsolato, come a dire non posso fare altro che tirare il pallino, lo dichiara in questo momento già pronto. Ci prova, abbiamo visto male, addirittura
accentuando un po' del suo effetto da sinistra verso destra, trova però l'impatto con del secondo punto, la sua rimessa a posto, e adesso di nuovo siamo nella stessa identica situazione di prima, la pallina da colpire, possibilmente da buttare fuori, stavolta passa dalla parte opposta, cioè sulla sinistra, prima ancora una volta Rebullo cercare di salvare partita e la propria patria. Questa sconfitta che diventa sempre più vicina ad ogni errore. Rotondo Service, quella del momento di rinascere su un'opera 2000, quella del CBK sull'alto del mano, mentre non sappiamo il risultato, non si è scioccato all'Aquila, non detto, molto meno, Borilla Marino, qui dal bocciodromo di Cagliari è davvero tutto, un ringraziamento a Costantino Cestoni, Antonello Fainaci, Fabio Scacchioni, che vi ha per la parte tecnica, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, mandando l'appuntamento, il corso del collegamento al 21 22 marzo della Fana Fodilano del Volo, lo scudetto delle bocce metalliche, un saluto anche da Fabio Francesco che vi parla e l'auguro di un buon proseguimento di serata.